bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ah, io guardo sempre bicchiere mezzo pieno, perché la mia squadra ha condotto il gioco dal primo al 90esimo, quindi sinceramente non posso guardarlo mezzo vuoto. Quindi è una partita che secondo me abbiamo dominato, abbiamo preso il rigore che ci poteva stare, abbiamo pareggiato e poi sono stati negati due rigori clamorosi. Quindi più che dire che nel primo tempo abbiamo avuto 3-4 situazioni importanti, più che dire che nel secondo tempo poi la partita l'abbiamo fatta noi, e cosa devo dire alla mia squadra? Purtroppo il risultato, diciamo, che ci penalizza, perché alla fine è un punto, però potevano essere tre. Però alla fine, ripeto, ci portiamo a casa questo punto, consapevoli di aver fatto un'ottima gara. In questo momento è così, nel senso che al primo episodio ci fanno gol, però poi è anche vero che ci fischiano tanto contro. Avete perso Cruz e Sanchez prima della partita, forse su un campo così allentato e pesante una punta di peso avrebbe fatto molto comodo oggi. Sicuramente abbiamo dovuto cambiare all'ultimo, abbiamo messo Banegas prima punta, ha messo De Costanzo a destra, ma io penso che anche così la mia squadra abbia fatto veramente una gara importante. Poi nel secondo tempo è entrato anche Di Gioacchino, insomma abbiamo cambiato 3-4 giocatori, hanno fatto veramente tutti molto bene. Ovviamente dispiace non portare questi tre punti a casa, perché sinceramente sul campo penso che la mia squadra l'ha meritato. Okay. Okay. Siamo un pareggio per 1-1 nel campo difficile, bicchiere mezzo pieno o mezzo vuoto? Ditemelo voi, secondo me è molto pieno, perché l'avversario qui in casa ha concesso credo molto poco da quello che mi ricordo, quindi sapevamo che sarebbe stata difficilissima. Hanno avuto più occasioni, hanno avuto secondo me anche più forza per certi versi, soprattutto dopo il pareggio, perché c'è stato un momento a cavallo del primo tempo che siamo riusciti comunque a gestire bene la palla e la partita, i tempi della partita, però loro in maniera proprio veemente sono venuti fuori fisicamente, ogni cambio era al 85 sul campo pesante, su queste situazioni sotto fatica, considerando il periodo è chiaro che poi i duelli a livello muscolare vincevano, qualsiasi palla mettevano in verticale, comunque vincevano i duelli di testa e quindi hanno guadagnato mezzo sul campo. Spesso il calcio si esamina in tante maniere, ma poi si racchiude come un gioco rugby, la forza fisica ti fa guadagnare metri sul campo. Non vorrei essere frainteso, però contro la forza fisica l'hanno guadagnato attraverso tecniche, tattiche e attraverso il lavoro sicuramente e anche le qualità. Una partita tra due squadre che si stanno affermando giustamente nei vertici alti della classifica. Sicuramente Francavilla ci rimarrà per tanto tempo, spero che ci rimarrà la San Giustese, abbiamo meno chance di loro, ma questo noi lo sappiamo, continuiamo a vivere step by step in maniera quasi quotidiana, non ci esaltiamo, non ci demoralizziamo, sappiamo qual è il nostro cammino e qual è il nostro obiettivo. Prima lo raggiungiamo e prima poi potremo magari divertirci, ma purtroppo, glielo dico adesso, non se lo dimentichi, dovremo correre fino alla fine. Grazie.